Queste prime due parabole però lasciano sottinteso un aspetto importante, che è questo: la fede nel Dio papà implica necessariamente un rapporto fraterno con gli altri figli. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, come fa a dire di amare Dio che non vede? E Gesù vuole arrivare lì, anche perché ha lì i due gruppi, non dimentichiamolo mai. Però come far parlare di fratelli, sorelle, con delle pecore, con delle monete, peggio ancora? E allora si inventa, ecco l'immaginazione singolare di Gesù, si inventa questa ultima parabola, che mettendo appunto in campo due figli. Però io sono del parere che si potrebbe anche ribattezzarla, però i nomi valgono quanto valgono, i titoli valgono quanto valgono. Si potrebbe parlare di parabola del padre prodigo, e questo per due ragioni. La prima è che comunque, come vi dicevo, il centro di queste parabole è Dio, non tanto noi. È il vero volto di Dio, rispecchiato dal padre di questa parabola. Per cui più che il figlio ad essere prodigo è il padre, prodigo nella misericordia appunto. La seconda ragione è che certo si può fare un confronto tra il padre prodigo di misericordia, di generosità, e il figlio prodigo nel senso di dilapidatore dei beni del padre, lo faremo subito, però c'è il secondo aspetto, c'è l'altro figlio nei confronti del quale bisogna vedere come il padre si atteggia, ed è la cosa più importante per noi, gente di chiesa, lo vedremo fra un attimo. Comunque qui sta la novità essenziale di questa terza parabola. Vuol mostrare ancora una volta il volto incondizionatamente buono di Dio, come ha fatto prima, ma vuole dire un di più, perché vuol tentare qualcosa anche nei confronti degli scribi e dei farisei che c'ha lì davanti. Vuole coinvolgere anche loro e li raffigura attraverso il personaggio del fratello maggiore. Vuole che diano un giudizio di riprovazione su questa figura del primogenito, e immediatamente dopo si rende conto che anche loro sono un po' come lui e devono quindi convertirsi a un Dio diverso da quello che pensano. Ed erano questi processi di identificazione con i personaggi delle parabole di Gesù, erano immediati. La catarsi, diciamo, scattava subito. E perché Gesù, lo ribadisco, partiva dalla vita di tutti i giorni. Tutti siamo figli. Davanti a sé aveva magari dei genitori, magari dei fratelli, e poi dicono gli studiosi che in quel periodo tanti emigravano, la diaspora giudaica si era sviluppata proprio in quel periodo di oppressione, per cui tanti padri, madri avranno visto dei figli andare via da Israele in cerca di fortuna, in cerca di libertà. Capite come questa parabola toccava il cuore delle persone. Vediamo i rapporti in gioco. Innanzitutto il rapporto tra il padre e il secondogenito. Di fronte alla richiesta del figlio minore di andare via da casa, il padre lo ama a tal punto da rispettarne la libertà, gli dà la sua parte di eredità e lo lascia andare. Sappiamo che non è sempre così, oggi, e non mi riferisco semplicemente ai padri biologici che magari ne fanno di tutti i colori e rovinano la vita dei figli. Mi riferisco anche a tanti bravi padri che vogliono tanto bene ai loro figli, ma sono incapaci di rispettarne fino in fondo la libertà. Vogliono proiettarsi in loro, quasi costringendoli a limitazione. Ecco, dico questo perché quando noi applichiamo una parabola così, dobbiamo avere una certa accortezza, oggi più che mai, visto le situazioni delle famiglie. Cioè dobbiamo dire innanzitutto: Dio è Dio e non uomo. C'è un'analogia tra le realtà divine e le realtà umane, ma tra Dio e noi le somiglianze, che pure ci sono sempre inferiori alle differenze. Oggi come oggi dobbiamo dirlo subito, soprattutto quando parliamo
ad alcuni bambini di cui sappiamo che hanno un disastro a casa, famiglie divise. E allora possiamo dire ancora Dio è come un papà, ma subito dopo dobbiamo aggiungere però lui è mille volte più buono di ogni papà del mondo. Lui è sempre soltanto buono, precisamente come abbiamo fatto prima nella parabola della pecorella smarrita. Nessun pastore avrebbe lasciato 99 pecore per trovarne una sola. È come un pastore, ma non è semplicemente quello, Dio è ben di più. Ecco, con questa accortezza torniamo alla parabola. A questo figlio, il figlio minore, perché è partito? E perché la casa gli sembrava una prigione. Anche oggi diversi giovani vanno a convivere semplicemente perché non ce la fanno a star dentro casa. Questo primo livello della parabola sta, ma non perdiamo di vista l'intento principale, che è teologico. Gesù vuol dirci il vero volto di Dio, per cui questa fuga dal padre della parabola non è altro che il peccato. Ha la stessa struttura del peccato di Adamo in Genesi 3. In fondo il figlio al prodigo è una nuova edizione di Adamo ed Eva. Fuori dalla parabola, a spingere l'essere umano ad allontanarsi da Dio, cos'è? È un sospetto. Il sospetto che Dio sia un padre padrone, che ci vuole mantenere sottomessi a sé, non ha paura di violentare la nostra libertà. Per essere liberi davvero, ecco la tentazione di Adamo ed Eva e del figlio il prodigo, appunto, per essere liberi davvero bisogna lasciare quella casa. È una prigione, anche se è dorata. Bisogna andare via dalla relazione con Dio. Può essere bella come il paradiso terrestre, quella casa, ma ne va della nostra libertà. Capite che per Dio questo fa ancora più male rispetto a quello che sente un padre, una madre. E lì, lontano dal padre, da quella casa, da Dio, il figlio si smarrisce. È uno smarrimento su tutti i fronti, smarrimento morale, va a cercare amore da prostitute, smarrimento religioso, si va a mettere a servizio di un padrone pagano. Come potrà mai questo figlio di Israele osservare la legge di Mosè? E poi un trauma psichico, stare lì in mezzo a dei porci. Ed ecco la fame. Questo figlio sta morendo di fame. La fame chiaramente non è semplicemente un impulso fisico. Dice il desiderio di vita, il desiderio di eternità, il desiderio di amore infinito di questo giovane che viene mortificato. Quelle ghiande dei maiali dicono tutte le esperienze mortifere legate al peccato. E non sfamano queste esperienze. E infatti il figlio sta morendo di fame. Domanda interessante, ma da dove gli viene questa fame? È un castigo del papà? No. È solo frutto di una sua scelta peccaminosa. Questo per contrastare un'altra tentazione che ci nasce in cuore quando attribuiamo a Dio la responsabilità di sofferenze, che a dire il vero, non sempre, ma a dire il vero, certe volte sono proprio colpa nostra, perché il peccato è come un boomerang, torna sempre e fa del male. Ed ecco che questo giovane, in preda alla fame, rientra in se stesso e si sa, come dice Sant'Agostino, nell'interiorità dell'uomo, nel cuore dell'uomo abita la verità, abita lo Spirito di Dio. Perciò quel giovane decide di rialzarsi, di tornare a casa. Si è preparato anche un'invocazione di perdono. Padre, ho peccato contro il cielo, contro di te. Anche una proposta per tentare di riaggiustare la situazione, per riparare questa situazione così vergognosa per lui. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Notate, secondo me è sincero questo giovane. Però
non è ancora giunto alla verità di sé. La direzione è giusta, la casa del Padre, lì c'è la felicità, in quella relazione. Ma rimane una domanda aperta, e sempre le parabole rimangono aperte. La domanda è: il figlio ha compreso alla fin fine il vero volto del papà? Oppure torna a casa solo perché è costretto da quella fame che gli morde dentro? Ma in fondo, per lui il papà è sempre un padre padrone, per cui lo riaccoglierà certo per pietà, ma lo tratterà come un servo. Vedete, se lui è servo, il padre è un padrone. È il padre. Il padre è già lì sulla strada, perché per tutti quei giorni non aveva smesso un attimo di pensare a suo figlio, di volergli bene. Chissà quante volte in preda alla nostalgia avrà guardato l'orizzonte, quella strada. Aveva dentro una sola sofferenza. Chissà adesso, mio figlio è lontano, magari gli è capitato qualcosa, e poi soprattutto quell'amarezza, la mia casa gli sembrava una prigione. Ma questo ci sta a livello psicologico, ma a livello teologico, se quel padre è Dio, lui sa perfettamente che lontani da lui c'è solo egoismo, peccato, sofferenza, morte. Capite che cresce la sofferenza di Dio. Ed ecco allora che il padre è già sulla strada. Appena vede tornare il figlio, significativo questo. Ci dice che persino nell'attimo del nostro pentimento, persino nel primo istante di ripensamento, Dio, attraverso il suo spirito, sta già lavorando nel nostro cuore, sta già attraendoci verso di lui. Il pentimento è il primo frutto dello spirito in questa dinamica. Forse per questo che Luca usa un verbo bellissimo, il verbo della risurrezione. Anastas, dice. Noi dobbiamo tradurre alzatosi. Il figlio tornò dal padre, ma in realtà dovremmo tradurre, per essere proprio precisi, risorto. E lo si capisce dalle parole che il padre dice al figlio maggiore. Allontanarsi da lui, quindi allontanarsi da Dio, significa morire. Tornare, riavvicinarsi a Dio, significa risorgere. Ed ecco l'incontro dove il papà è totalmente vinto dall'amore, da questo amore viscerale. Dice, usa Luca quel verbo, è famosissimo anche se è difficile da pronunciare, splannizestai, fremette nelle sue viscere. Dice, l'amore viscerale di Dio. Ed è così vinto che gli cade addosso al figlio e lo bacia. Il figlio non ha il tempo nemmeno di balbettare qualcosa, padre ho peccato contro, niente. Il padre non gli dà retta. Perché? Perché il suo amore che lo aveva messo al mondo, cioè che lo aveva desiderato ancor prima di concepirlo, lo anticipa anche in questo momento. L'amore del papà non dipende dal pentimento del figlio, è previo, non è mai venuto meno. Il figlio non riesce quindi nemmeno a fare quella proposta di riparazione. La sua voce penitente è sorpassata ampiamente dalla voce del papà. Presto, ordina ai servi, portate qui il vestito più bello, l'anello. Sono i segni della dignità del figlio. Subito bisogna portarli lì. Il vestito più lussuoso, l'anello al dito, li ha conservati. Vuol far capire il più in fretta possibile che a casa, o meglio nel suo cuore, non è cambiato nulla. Il figlio deve sentire di essere sempre figlio. La sua dignità è stata ferita dal peccato, ma rimane figlio. Quello è il suo posto. Altro che essere trattato da servo. È figlio e rimane figlio nonostante le sue colpe. Ecco, così è Dio, ci dice Gesù. Così è Dio nei confronti di ciascuno di noi.
Perché è vero, noi possiamo anche scegliere di allontanarci da Lui, di non vivere nella riconoscenza, nella gratitudine nei Suoi confronti, di far peccato e così soffriamo, perché qualcosa dentro, l'immagine e somiglianza del Padre, qualcosa dentro soffre. Abbiamo fame, siamo divisi tra l'attrazione a Lui, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me, e la distrazione del male, che detestiamo eppure continuiamo a commettere. E Dio cosa fa in quelle situazioni? Dio prova compassione, patire con. Dio soffre, ma non si arrende, caparbio, continua a lavorarti dentro con il suo spirito. È già sulla strada. Vediamo l'altro rapporto interessante tra il primogenito e il secondogenito. Per capirlo bisogna guardare l'aspetto economico in gioco. La legge di Mosè prescriveva che al primogenito fosse dato 2/3 dell'eredità paterna, a tutti gli altri figli 1/3, ma sono in due. Questo, il secondo, si è bruciato 1/3 del patrimonio. Capite? Capite il fratello maggiore quando viene a sapere della festa? Dentro c'è rabbia, c'è timore, c'è un miscuglio di sentimenti negativi che proprio spiattella in faccia al padre. Questo tuo figlio, dice, non mio fratello, questo tuo figlio ha divorato le tue sostanze con le prostitute. E adesso viene, torna, tu l'accogli e ogni volta vorrai i suoi utili del mio patrimonio. C'è di più. Il primogenito, alla notizia di tutto questo, si indigna, e questo atteggiamento è quello degli scribi e dei farisei che Gesù aveva di fronte, che continuavano, vi ricordate, a mormorare, indignati per la benevolenza di Gesù nei confronti degli altri che sono lì. Gli scribi e i farisei disprezzavano i peccatori, altro che fratelli, questi non sono figli di Dio, questi non sono del nostro popolo, il popolo. Hanno tradito l'alleanza. Ma dietro questo disprezzo degli scribi e dei farisei c'è un peccato ancora più grave, una fede apparente nei confronti di Dio che Gesù vuol mettere allo scoperto per spingerli a convertirsi. E come lo fa? Attraverso lo scontro del figlio con il padre, il primogenito questa volta. Il primogenito è stizzito, persino che il padre sia uscito per andare incontro a lui. Reagisce, tira su, la difesa, questo tuo figlio. Per lui ormai quello lì non è un fratello, è un intruso, è un rivale, un approfittatore, e persino la festa che il papà gli sta facendo è un'ingiustizia. Ora passiamo dal livello psicologico a quello teologico, che tutti ci tocca. Perché? Perché noi siamo gente di chiesa, se siamo qui stasera più o meno. C'è un livello teologico della parabola che ci tocca. Lo dico in termini semplici, anche se un po' graffianti. Quante volte ci siamo trovati a pensare, ma che utilità c'è a vivere da giusti? Ecco la questione teologica, giustificazione, no? Che senso ha far tanti sacrifici per osservare in maniera il più impeccabile possibile i comandamenti di Dio, persino i precetti della Chiesa, se poi Dio è un padre che è buono con tutti, persino con quelli lì che si stanno godendo la vita? Che si stanno godendo la vita, e io faccio sacrifici. Ci sarebbe molto da discutere su questa visione della vita. Sta di fatto che il padre della parabola sta lì, davanti al suo figlio primogenito, molto più a lungo. Sta lì, sulla strada delle nostre recriminazioni. Sta lì a supplicare questo figlio di smetterla, di entrare nella festa. Gesù lascia intendere così che anche per lui era difficile, era più difficile avere a che fare, cercare di convertire questi scribi e farisei,
piuttosto che convertire gli altri. Ma vedete, anche il primogenito, in questo assomiglia al secondogenito, secondo me non ha compreso radicalmente il papà. Anche per lui il padre è un padrone. Io ti servo da tanti anni, non ho mai disobbedito ai tuoi comandamenti. Vedete come il primogenito vede se stesso, come un servo, io ti servo. Vedete come vede il rapporto con Dio, questo tipo di persone, un rapporto salariale, assicurativo sulla vita nell'aldilà e più ancora sulla vita nell'aldilà. Io ti servo, perciò tu mi devi dare il capretto per far festa con gli amici. A quell'epoca il giudaismo aveva diverse frange che andavano in questa direzione, cioè intendevano il rapporto con Dio in termini contrattuali. Ma qual è la concezione di Dio che invece emerge qui? Quella di un Dio sempre e soltanto buono, che è diverso dal padre padrone che tutte e due i figli continuano fino a quel momento a immaginare. Io ti servo da tanti anni del maggiore corrisponde al trattami come uno dei tuoi servi del minore. Sono lì tutte e due. E per convincere l'umanità intera che lui, Dio, è un papà e non è un padrone, lui ci ha mandato Gesù Cristo, l'unico che lo conosceva davvero essendo il figlio. Capite? Come il padre della parabola è uscito di casa per accogliere il figlio il prodigo, per andare incontro al figlio maggiore, così Dio è uscito da sé per donarci suo figlio 2000 anni fa e continua a uscire da sé per donarci lo Spirito Santo. E allora, se volenti o nolenti, stasera ci siamo lasciati un po' coinvolgere da questo messaggio incandescente delle parabole della misericordia, abbiamo riscoperto, spero, ma mi sembra proprio di sì guardando la vostra attenzione, il vero volto di Dio. Un Dio incondizionatamente buono. E notate, Dio non cambierà mai volto. Non è che nella vita di Gesù era un papà incondizionatamente buono, nella nostra vita ci sembra che ci tratti bene, poi alla fine dei tempi cambia volto e diventa il Dio condizionatamente giusto, implacabilmente giusto. No, tant'è vero che ci ha donato lo Spirito del Figlio per continuare a perdonarci. Ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno rimessi. Due annotazioni conclusive. La prima la prendo dal Cardinal Martini, che proprio commentando queste parabole diceva: Gesù può dire parabole perché i fatti di Dio si possono narrare. Sembra strano, però esiste una storia di Dio. Ma come fa la Trinità, che è da sempre, ad avere una storia? Perché si esprime, si comunica, si rivela, ed è per questo che i fatti di Dio si possono narrare attraverso il racconto di fatti umani. E poi viene la parabola. La parabola del figlio prodigo, che parte dalla tenerezza di un padre per il figlio perduto e tornato lacero e stracciato, racconta un fatto di Dio. Il fatto che Dio misericordiosamente e liberamente accoglie l'uomo. Se questo è vero, ogni uomo e ogni donna del passato, del presente, del futuro, noi compresi, entra a far parte del mistero di Dio, della vita di Dio. Quindi noi non siamo come dei microchip in questo computer immenso dell'universo che va per le sue leggi. Dio desidera aver bisogno di ciascuno di noi per poter gioire Lui, per amore. Per cui se io faccio del male, Dio compatisce, Dio si commuove, prova compassione, splagnizestai, prova quel movimento interiore che una mamma prova quando vede suo figlio star male, magari malato di cancro. E a soffrire non è solo il figlio,
ma è anche la madre. Io valgo agli occhi di Dio. Percepire questo dà una carica, una speranza, una voglia di credere in un Dio paterno così, che non ci fa arrendere di fronte a niente. Concludo con una seconda intuizione che prendo da un non vedente, Giorgio Caproni, che fino all'ultimo appunto si è dichiarato ateo e si è congedato proprio con dei versi che ci lasciano lì. Ha scritto: uno dei tanti, anch'io, un albero fulminato dalla fuga di Dio. Se ci lasciamo coinvolgere da questo modo di vedere Dio di Gesù, ci rendiamo conto che non è Dio che ci abbandona fuggendo, ma siamo noi che ci allontaniamo da Lui. Però potremmo anche riscrivere, partendo dalle parabole di Gesù, questi versi di Caproni. Uno dei tanti anch'io, un albero fiorito per il ritrovamento di Dio. Perché giorno dopo giorno ritroviamo Dio come affidabile, ma prima ancora perché Lui continua a venirci a cercare e a trovare. E grazie dell'attenzione.